investimenti per 1,7 miliardi di euro e 28.000 posti di lavoro creati o salvaguardati. Sono i numeri del contratto di sviluppo, lo strumento agevolativo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia, una misura che ha portato diverse multinazionali a investire nel nostro paese. Il contratto di sviluppo è la principale misura di politica industriale che il governo mette in campo a nostro tramite per invertire la curva della decrescita dalla quale il nostro paese ha vinto da troppi anni. In meno di un anno abbiamo firmato 44 programmi di sviluppo per un investimento complessivo di circa 1 miliardo e 800 milioni di euro. Il 43% di questo 1 miliardo e 800 milioni di euro è investito da imprese straniere, la localizzazione è prevalentemente il sud dell'Italia. 28.000 posti di lavoro nuovi o salvaguardati. Questo significa che se in Italia lo Stato fa la sua parte e le imprese trovano un'azienda pubblica capace di non perdere tempo, di essere efficace, non è vero che gli investitori esteri scappano, ma anzi scappano verso l'Italia. Il contratto di sviluppo ha la qualità di mettere insieme programmi di sviluppo industriale con programmi di ricerca. Il 20% degli investimenti sono nella ricerca e ha la caratteristica di finanziare i settori più all'avanguardia delle tecnologie, come i grandi investitori esteri possono fare anche nel sud. Bridgestone, Rolls-Royce, Unilever, Vodafone, Whirlpool, Kenso sono tutti grandi gruppi stranieri che investono nei settori più avanzati a partire dal nostro Mezzogiorno. Il contratto di sviluppo guarda avanti. Noi stiamo aspettando, ma confidiamo di ottenerlo in pochissimi mesi, il rifinanziamento della misura da parte del governo e ricominceremo a istruire e sperabilmente approvare altre iniziative in questi ed in altri settori. Una parola, speriamo di poter finanziare sempre più iniziative nel turismo, sicuramente di più di quante siamo riusciti a finanziarne finora.